Primi 20 anni per il 28° Reggimento Comunicazioni Operative Pavia, uno dei reggimenti più antichi e decorati d'Italia, che oggi rappresenta un'eccellenza nell'ambito delle forze armate. A Pesaro, da prima conosciuto come centro addestramento reclute, è stato poi riconfigurato nel marzo 2004 come unico reparto delle forze armate italiane deputato alle comunicazioni operative. Iraq, Afghanistan, Libano e Libia, queste alcune missioni nelle quali è stato impiegato il 28° Reggimento Pavia. Fui mandato dalla mia catena di comando, lo Stato Maggiore dell'Esercito, nel 2003 insieme a altri ufficiali perché avevamo un pregresso nel settore. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo stilato un programma addestrativo per i militari che dicevo prima anche nel mio discorso, sono tutti estrazioni diverse, quindi lagunari, paracadutisti, artiglieri. E loro li abbiamo fatti diventare quello che sono oggi professionisti della comunicazione, da speaker radiofonici a web designer a operatori audiovisivi, insomma tutto quello che è oggi il mondo della comunicazione operativa e il mondo del 28° Reggimento di Comunicazione Operativa è oggi. Le celebrazioni per i primi 20 anni del 28° Reggimento Pavia si sono svolte nell'alusfera di Piazza del Popolo a Pesaro. Nel giorno del ventennale il comune di Pesaro ha consegnato l'attestato di riconoscenza al 28° Reggimento Pavia. Emozionato il colonnello Antonio Di Leonardo, che ha ricordato i suoi primi momenti a Pesaro. Il mio primo giorno a Pesaro, arrivai nel 2003, il 29 giugno, e mi trovai di fronte a uno scenario fantastico, era una giornata di sole. Domenica arrivai e ho detto: ah, io da qui non mi muovo più. E poi non è stato solo questo. Quando abbiamo cominciato a costruire il progetto 28° nella configurazione attuale, comunicazioni operative, alla bellezza della città si è associata la bellezza e l'ambizione del progetto, che adesso ci porta a essere uno dei reggimenti di eccellenza nel mondo nel settore delle comunicazioni operative. Ringraziamento al Comune di Pesaro per aver consegnato questo attestato di benemerenza a una realtà, quella del 28° Reggimento Pavia, è molto vivace e molto presente in città, presente sia per quanto riguarda i compiti istituzionali, ma vanno anche al di là perché aprono la caserma, fanno sì che i cittadini possano entrare in contatto con questa bellissima realtà. Io poi li ringrazio il colonnello Di Leonardo e tutti i suoi uomini per il supporto che danno ogni volta che abbiamo da organizzare degli eventi istituzionali, diventano fondamentali, quindi per il 2 giugno, il 4 novembre e qualsiasi altro evento importante, noi abbiamo sempre vicino le donne e gli uomini del 28° Reggimento Pavia. Grazie davvero di cuore.